Grazie Alberto. Gentilissima signora Ministra, magnifico Rettore, autorità, carissimi colleghi, mi fa molto piacere avere qualche minuto per raccontarvi di questo progetto, che è un progetto grande che stiamo sviluppando a livello praticamente di tutta Italia. E visto che l'ora è tardi, la Ministra sicuramente per lei è stata una giornata importante, vi ho presentato alcune slide che adesso sono partite per farvi vedere in qualche immagine effettivamente quello che stiamo facendo. Allora, diceva Alberto Melloni che questo è un progetto di grandissima e di lunga gestazione, visto che l'abbiamo scritto nel 2012 e siamo, diciamo, inizialmente, abbiamo iniziato ufficialmente nel 2015, ma è un progetto grande che ha compreso e sta comprendendo tante università e tante aziende di tutto il territorio, aziende grandi come la RAI d'Almaviva, la nostra università è quella di Trento, il CNR, la Fondazione Reggio Children, e tante aziende del nostro territorio. Questo progetto ha avuto la sua nascita qui a Reggio Emilia e la maggior parte della sua attività si sta svolgendo qui a Reggio, sia appunto a livello di università, sia a livello di fondazione, ma anche perché la maggior parte delle aziende del territorio sono effettivamente qui. Di che cosa ci occupiamo? Ci occupiamo di mettere assieme, cercare di conciliare i modelli educativi, possibilmente innovativi, con la ricerca scientifica e tecnologica e con la ricerca industriale. In quello che anche la nostra ministra stamattina diceva è uno degli aspetti più importanti, probabilmente più lungimirante della nostra società, cioè quello di far convivere assieme. Scusatemi se il paragone non è tra i più consoni, quello che è la nostra scuola, la nostra cultura e la nostra tradizione umanistica con le tecnologie dell'intelligenza artificiale, della robotica, dei big data, dell'Internet of Things, cioè tutto ciò che molto spesso ci porta lontano dai modelli educativi. Ma l'unione e la sinergia tra questi due mondi in realtà l'abbiamo imparata proprio qui a Reggio, perché a Reggio Children, a Reggio Children International o comunque in tante scuole, questo si sta sperimentando da anni e lo stiamo imparando con studenti e con progetti di tutte le età, perché questo è un progetto che va dagli anni della scuola d'infanzia, della scuola elementare, fino alle scuole superiori, all'università e anche al lifelong learning. Infatti, mi soffermo soltanto un istante per mostrarvi, i colori non sono molto saturati, li suma, io qua li vedo bene, del fatto che questo è anche un grande progetto di formazione. Siamo riusciti e stiamo cercando di spendere i soldi del Ministero in un modo che non si fermerà con questo progetto, perché abbiamo realizzato due master universitari che continuano, delle scuole di specializzazioni, delle scuole estive e in particolare, diciamo, naturalmente voglio fare solo una pubblicità al nostro master che abbiamo iniziato qui a Modena sul Visual Computing e Multimedia Technology nell'era del Deep Learning, che adesso con il supporto delle aziende locali è passata alla seconda edizione e anche abbiamo chiesto che diventi un'academy nell'ambito della regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle Digital Humanities. Questo per noi è importante perché ci permette di continuare questo lavoro anche quando il progetto sarà finito. In una parola, tante applicazioni, non ho certo il tempo di raccontarvele tutte, magari non so se volete soltanto vedere nelle immagini, piattaforme di Internet of Things si stanno diciamo, sperimentando qua con i bimbi negli asili e nelle scuole sugli orti, così come vengono realizzate delle nuove applicazioni e nuovi servizi nell'ambito delle piattaforme per l'educazione transmediale, ma visto che il mio tempo è poco, mi permetto di soffermarmi su due cose, un aspetto tecnologico e invece un aspetto di sinergia. Per quel che riguarda l'aspetto tecnologico, ed è questo che stiamo sviluppando tendenzialmente qui a Unimore, ma con RAI, ed è un progetto che voglio mostrarvi perché sta uscendo al di fuori della nostra, diciamo, a livello nazionale, perché adesso lo stiamo portando avanti da una parte con Facebook e dalla parte con Eurocom a Sophia Antipolis, e devo dire la verità, e qua lo sottolineo, grazie anche al Cineca, perché la gestione dei big data, cioè, insomma, è stata possibile soltanto con il supercalcolatore del Cineca, che non c'era nel progetto. Che cosa facciamo? Prendiamo in open data
video, audio, testo, tutto quello che possiamo lavorare, e facciamo quello che diceva l'assessore prima, cioè in un mondo di informazioni cerchiamo di distillare ciò che è importante e che ciò possiamo portare nell'educazione delle scuole, utilizzando reti neurali addestrate, ricostruendo lo storytelling dei video e poi presentandolo alle scuole. Detto così forse non potrà darvi nessuna informazione, ma ve lo dico solo una parola: prendiamo un video di un'ora, magari un bellissimo documentario, e lo youtubizziamo, cioè lo realizziamo in piccole parti che possono direttamente essere fruite nelle scuole, essere utilizzato in slide dove la formazione sta cambiando e non ha bisogno soltanto di test e di immagini, ma anche di video e di movimento. E queste sono alcune sperimentazioni che stiamo facendo con le scuole elementari e con le scuole superiori, e che sta diventando secondo me un progetto veramente interessante. Ma concludo con una cosa che credo ancora più interessante. È molto difficile quando i progetti nascono solo dai tecnologi o solo dagli educatori, perché sono due mondi che non sempre si parlano. Nel caso specifico c'è stata davvero una concordanza di amorosi sensi, e quindi questo progetto, che è nato dalle idee degli psicologi qua, diciamo, del piano di sopra, di qua, di Reggio Emilia, assieme agli informatici di Reggio Emilia e di Modena, sta portando dei risultati molto interessanti per l'analisi del pregiudizio attraverso il comportamento non verbale. Di fatto stiamo usando telecamere, stiamo usando sensori per capire se le persone hanno dei rapporti umani che possono essere in qualche modo misurati. Lo stiamo facendo per analisi del pregiudizio razziale tra studenti di colore e studenti invece non di colore, tra malati di AIDS e invece, diciamo, persone sane, e tra bambini che sono, diciamo, felicemente abili e felicemente, insomma, purtroppo meno abili di altre. E questo sta ottenendo dei risultati interessanti. Mi fa piacere portare il fatto che siano state sulle prime pagine dei giornali inglesi, perché è una prima volta che gli psicologi possono misurare questi dati, e credo che queste informazioni possano essere utilizzate. Concludo, perché il tempo naturalmente è questo, però mi permetto, con un attimo di onestà, di raccontare che questi progetti secondo me sono sempre molto belli, ma così hanno luci ma hanno anche alcune ombre, ed un po' quello che diceva Alberto Melloni prima, e mi permetto di sottolinearle. Sono progetti di respiro nazionale, molto grandi. Per fortuna il Ministero ha pensato di finanziare dei progetti a lunga durata con cui possiamo pagare dei dottorati di ricerca, e che non si fermano nel giro di poco tempo, ci permettono di aprire la vetrina dell'Italia nella ricerca internazionale. Ma è ovvio che hanno anche delle ombre. La gestione burocratica, Ministro, lo sa benissimo, e quindi non devo ripeterlo io, per noi è stato davvero un problema, ed è un problema. E se non lo è magari per per le università, che hanno potuto anticipare certi fondi, purtroppo le piccole e medie imprese hanno grossi problemi a lavorare in questi progetti, perché se i finanziamenti arrivano 7 anni dopo o non arrivano, per loro è davvero impossibile lavorare. Ma diciamo, io voglio, sono ottimista, so che la Ministra è una grande coraggiosa in questo, e credo che insomma le buone pratiche che si stanno facendo in Italia possano diventare importanti, dal Piano Nazionale della Ricerca, da altro, per continuare su progetti grandi e lungimiranti, e nel frattempo cercare di affinare meglio le tecniche e la gestione burocratica affinché possano essere anche gestibili. Vi ringrazio tutti.